diciamo ambientale e industriale, perché ovviamente quello che vi faccio vedere oggi è come, diciamo, qui anche nel locale, oltre che ovviamente in un contesto più ampio, stiamo cercando di realizzare, appunto cercando di coniugare esigenze di sviluppo industriale con esigenze anche di in qualche modo tutela ambientale, no? di sviluppo sostenibile, appunto. Allora, niente, io inizio facendovi vedere qualche suggestione che potete trovare tutti anche frugando in internet, che sono, diciamo, stime, studi, valutazioni fatte da diversi centri di ricerca, agenzie italiane, non solo su questa famosa green economy, no? Di cui si sente tanto parlare. Qualcuno comincia a parlare di blue economy, ma secondo me sono spesso poi affermazioni un po' autoreferenziali per cercare di distinguersi da ciò di cui tutti in questo momento stanno un po' parlando, no? Quindi comunque parliamo di quel sistema economico nel quale, diciamo, l'ambiente comincia a essere al centro dell'attenzione ed essere un fattore di valutazione economica all'interno del mercato. Quindi qui vedete un po' di numeri, no? Che ci spiegano come la green economy è un fenomeno in crescita e di grandi prospettive secondo taluni studi. Non lo so, citiamo per esempio lo studio delle Nazioni Unite che ci parla di 12 milioni nel mondo i lavoratori che entro il 2030 troveranno spazio nel business verde, no? 300.000 è la stima di persone che troveranno lavoro in Italia invece in questo settore, no? Altri studi ci fanno vedere, non so, questo un po' più recente di Erve, l'Agenzia di Sviluppo dell'Emilia Romagna, parla di 4,5 miliardi di fatturato nella sola Emilia Romagna nel 2010 relativamente a questo business direttamente verde, mentre 61 miliardi è il fatturato delle aziende che oltre sono principalmente green, ma anche solo marginalmente, cioè che hanno cominciano ad avere un loro settore green che si sta sviluppando, no? Poi vi ho tirato fuori anche una chicca, il rapporto di Monti del 2010, visto che ormai siamo nelle sue mani, diciamo, in questi periodi qua. Fu anche quindi consulente della Commissione, questo ci spiega perché è anche apprezzato e conosciuto in ambito europeo, oltre è stato commissario. E all'interno di questo documento, che trovate facilmente su internet, dedica un capitolo proprio alla green economy, indicando anche qui alcuni numeri e percorsi che possono essere seguiti per mettere in valore questo percorso. Allora, come si entra all'interno di tutto questo, no? Perché poi al di là di questi numeri dobbiamo capire se questa opportunità della green economy può essere un modello valido anche a livello locale, no? Allora cominciamo ad avvicinarci, no? Anche se lasciate stare un po' tutti i dettagli del quadro, concentriamoci sui 5 triangoli, che sono quello grande e i 4 di dettaglio, che questo triangolone rappresenta l'approccio proposto a livello comunitario, a livello europeo, per sostanzialmente l'ingresso nella green economy. Questo è un modello declinato a livello comunitario prima ancora che questo termine green economy cominciasse a svilupparsi, no? Ed è quello che rappresenta le politiche per i consumi e le produzioni sostenibili, ed è un po' il modello che stiamo seguendo anche qui localmente con il laboratorio, ovvero l'approccio industriale di processo è un approccio sicuramente necessario, ma non è sufficiente, quindi è molto importante agire anche nel triangolone rosso, che è quello dei consumi, quindi della sensibilizzazione dei consumi, dei consumatori, e cominciare a portare una maggiore attenzione anche sulle politiche proprio di prodotto, di innovazione di prodotto, di qualità ambientale di prodotto. Nella logica che alla fine il parametro, gli aspetti organizzativi aziendali, che sono quelli che sono andati per la maggiore in questi ultimi 15 anni, diciamo, sicuramente utili, parlo dei sistemi di gestione ambientale, certificazione ambientale di impresa, eccetera, stati utili, importanti, ma hanno avuto uno scarso riconoscimento in termini di mercato, no? Se non magari un diretto rapporto tra piccola azienda e azienda
cliente grande multinazionale che richiede un certificato. E quindi una via possibile per sfruttare maggiormente le potenzialità della green economy è quella di valorizzare l'approccio invece dell'innovazione di prodotto, perché il prodotto è ciò che il consumatore sceglie quotidianamente o che l'ente pubblico anche può scegliere attraverso bandi di gara pubblici, oppure che comunque l'azienda cliente può valutare nel momento in cui sceglie un proprio fornitore. Quindi diciamo che questo approccio proposto a livello comunitario è l'approccio che noi cerchiamo anche di sviluppare a livello di laboratorio, coniugando quindi azioni di sensibilizzazione con azioni di supporto al mondo dell'impresa per cominciare a conoscere gli strumenti di avvicinamento al mercato che sta diventando via via più sensibile. È chiaro che in una logica territoriale fortemente orientata anche a rapporti internazionali, lavorare in termini di sensibilizzazione dei cittadini, della comunità locale non ha moltissimo senso, però diciamo che ognuno deve lavorare nel proprio territorio per fare in modo che la consapevolezza cresca globalmente, no? Quindi noi di che cosa ci stiamo occupando prevalentemente qui nel territorio? Ci stiamo preoccupando, tra le altre cose diciamo, non è solo questa, ci stiamo occupando di ecodesign, che vediamo come uno strumento potenziale di forte razionalizzazione. Diciamo che la possibilità di razionalizzare è un notevole punto di forza, secondo me, non solo industriale ma anche nazionale, italiano, no? In questo momento di crisi, perché noi siamo sempre molto preoccupati, preoccupateci. Ci piace occuparci sempre di quello che possiamo fare andando avanti con grande creatività, però quello che creiamo poi sotto di noi invece c'è una confusione, un disordine di relazioni, di risorse sprecate, no? Incredibile, no? E ciò che l'italiano può imparare a fare da questa crisi è, cioè, non deve dimenticarsi di essere creativo, ma di fare in modo che la creatività poggi su una base più razionale, più ordinata, più logica, no? Invece noi di quello che abbiamo sotto solitamente non ci preoccupiamo. E questo accade anche, secondo noi, a livello di impresa, no? Ci sono, non dico tutte, ma insomma tantissime belle imprese, grandi imprese, che ci stupiamo ogni volta di scoprire quanto sprecano, quanto poco attente sono anche, non so, semplicemente i consumi energetici. Conosco alcune acciaierie che buttano via una quantità di energia inverosimile, hanno un energy manager che legge le bollette e di fronte all'esigenza di investire un po' di milioni di euro, che per loro sarebbe poco, ancora non agiscono, non si muovono. Quindi, al di là di tutto questo, crediamo che l'approccio, diciamo, prodotto-centrico possa essere un approccio interessante, ed è quello dell'ecodesign, che vuol dire sostanzialmente riportare tutti gli interventi di razionalizzazione, di ottimizzazione ambientale che possono essere realizzati all'interno di un'azienda, ricondurlo al parametro, all'unità di prodotto, diciamo, e poi, essendo così in grado poi di comunicare verso l'esterno tutti i miglioramenti che possono essere realizzati in azienda attraverso l'unità di prodotto, perché tutto quello che io posso realizzare in azienda poi lo posso riportare al litro di latte, alla tonnellata di ghisa, piuttosto che ai metri quadri di pannello, no? Quindi l'ecodesign, abbiamo già sentito alcuni concetti analoghi nella presentazione di prima, è l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto, no? In una valutazione che deve partire dalla progettazione stessa, che è appunto l'ecodesign, ma che porti poi a una valutazione più attenta nella scelta, nella provenienza delle materie prime, nelle modalità di produzione del bene, nelle modalità di trasporto, di movimentazione, nelle prestazioni del bene durante l'uso, quindi qui parliamo ovviamente di prodotti magari che consumano energia o che possono far risparmiare energia a chi li utilizza, e poi lo smaltimento a fine vita, cioè la gestione del bene una volta che, diciamo così, in termini come ci saremmo espressi pochi anni fa, diventa rifiuto e invece oggi deve diventare risorsa, no? Questo cosa porta? Porta quindi a un ricollocamento del
prodotto nel mercato. Quindi fare in modo che il prodotto venga riconosciuto anche per le caratteristiche ambientali. È un fenomeno che già succede con prodotti molto di larga diffusione, pensiamo solo alle automobili, che fino a pochi anni fa il parametro di emissioni di CO2 dell'automobile nessuno lo conosceva, nessuno si preoccupava di conoscerlo. Adesso se guardate quattro ruote di fianco a ogni modello di automobile è scritto anche la tonnellata di CO2 che viene emessa, no? Quindi sostanzialmente è questo, magari appunto parlando di automobile c'è una forte focalizzazione sulle emissioni di CO2, il lavoro fatto in senso più compiuto va fatto considerando tutti gli aspetti ambientali, proprio perché noi possiamo migliorare l'emissione della CO2 ma possiamo provocare un altro danno ambientale in parallelo, quindi la visione del prodotto deve essere complessiva. Ovviamente lavorare sul prodotto trova dei limiti se io non sono capace di comunicare il mio miglioramento ambientale del prodotto, no? Quindi devo essere in grado io come azienda, una volta che ho razionalizzato tutto il mio processo, il mio modo di produrre, di approvvigionarmi e di gestire poi il fine vita in azienda, devo essere bravo a comunicare. E anche qui non entriamo nei dettagli, ci sono ormai tanti strumenti standardizzati, riconosciuti a livello internazionale, che mi consentono di comunicare in modo corretto, trasparente, chiaro, senza slogan pubblicitari vaghi che creano confusione nel consumatore. Oh, questo non mi ero accorto che era così. Quindi noi stiamo parlando quindi di un approccio che considera, voi la curva rappresenta il cumulo degli impatti ambientali associati a un prodotto, che quindi partendo dalla progettazione, che è determinante proprio per evitare poi che al prodotto siano associati impatti ambientali, attraverso il proprio ciclo di vita, dalla progettazione alla produzione all'uso del bene e alla gestione a fine vita, voi vedete rappresentato appunto il cumulo degli impatti. Quindi il lavoro sostanzialmente è di abbassare la tendenza di questa curva. Come abbiamo visto prima, ovviamente tutto parte da una ricerca strategica di mercato e di prodotto, no? Quindi un'analisi di mercato, prodotti concorrenti, eccetera. Io andrei avanti adesso, vi faccio vedere adesso un paio di iniziative in corso qui nel territorio. Una è questa, è un piccolo progettino che, con il quale abbiamo voluto proprio cominciare a far conoscere da un lato nel territorio vicentino, in verità, poi diciamo il lavoro è stato svolto più nell'alto vicentino, far conoscere un po' l'ecodesign e la comunicazione ambientale di prodotto. Questo nell'ambito però, se mi ricordo, di un quadro nel quale si lavora un po' su tutti gli aspetti, quindi prodotto, processo, consumo. Abbiamo contattato, dovevamo trovare quattro aziende interessate ad applicare conoscere questo ecodesign e la comunicazione. Per trovare quattro aziende abbiamo fatto 7 telefonate. Allora, tutti voi sapete quanto, quando uno ha una propria idea, no? Innovativa, strana, un po' nuova, no? Quanto è difficile trovare chi è realmente interessato. Quindi io mi aspettavo di doverne fare 20 di telefonate per trovare 4 aziende, no? Per carità, era gratuito, però noi sappiamo anche che le aziende, se c'è qualcosa che non interessa, non la fanno neanche se è gratuita, insomma. Di queste, le 3 aziende che non hanno aderito, una era in trasloco, una era in crisi, l'altra mi ha deluso, però diciamo che poi le motivazioni che hanno portato a dire di no, non aderisco, sono state anche motivazioni particolari. Quindi abbiamo avuto una reazione secondo me positiva, che è stata poi confermata anche nell'ambito del progetto che poi vediamo dopo, che è questo di cui vedete il logo A++, che è un progetto comunitario che si occupa un po' di queste cose. Abbiamo cercato anche con l'aiuto di alcuni distretti produttivi del Veneto un po' di aziende interessate a ricevere una giornata di training on the job, di formazione applicativa, diciamo, no? All'interno della propria azienda in ecodesign. Dovevamo trovarne 20, nel giro di 4-5 giorni abbiamo trovato 15-16. Cioè
sono dei piccoli numeri ancora, ma estremamente indicativi del fatto che la parola ecodesign, innovazione di prodotto, comunicazione ambientale, queste parole stanno facendo molta presa. Allora, in queste aziende noi abbiamo sostanzialmente sviluppato un percorso di ecodesign. Abbiamo fatto un'analisi dei prodotti, caratterizzandoli insieme alle imprese. Sono stati scelti i prodotti sui quali poi sviluppare la comunicazione ambientale di prodotto. Quindi sono stati raccolti dati, informazioni relative alle prestazioni dei singoli prodotti, e quindi sulla base delle informazioni raccolte sono state poi scelte anche le dichiarazioni ambientali che potevano essere di maggiore interesse per le singole produzioni, che andavano quindi dal risparmio, dall'utilizzo di materiali derivanti da riciclo, piuttosto che consumi energetici, piuttosto che input di varia natura, chimica, eccetera. Tutta una serie di calcoli, ovviamente, perché c'ho problematiche tecniche sulle quali però non voglio insistere perché non mi sembra il caso. Ecco, quindi abbiamo avuto un riscontro estremamente positivo. Abbiamo anche qui poi un'azienda che è locale, che ci farà magari, ci dirà qualche parola sulla sua esperienza. Io vi faccio vedere un attimo solo un paio di lucidi ancora. No, vi faccio vedere questo, che riguarda questo progetto, altra iniziativa nostra, Sogesca, collaboratorio di educazione ambientale, che riguarda l'efficienza energetica dei prodotti. Questo per sottolineare, è un finanziamento europeo, vedete il programma Intelligent Energy Europe, per sottolineare prima di tutto il fatto che la parola ecodesign da volontaria sta diventando obbligatoria. Ci sono delle direttive comunitarie che obbligano i produttori di beni che consumano energia o produttori di beni che condizionano i consumi energetici ad apporre sui loro prodotti le etichette energetiche, quelle che voi conoscete con le barre colorate, piuttosto che ad apporre sul loro prodotto il marchio CE, che però nel loro caso include anche il rispetto di parametri ambientali ed energetici predefiniti. Parametri ambientali ed energetici di facile raggiungimento, cioè l'asticella in questo caso è molto bassa, perché sapete che il marchio CE è un marchio che un'azienda deve apporre sui loro prodotti per poter vendere i prodotti, quindi per forza di cose l'asticella è ancora a livelli bassi. Questo vuol dire che oltre agli elettrodomestici sui quali siete abituati a vedere queste etichette energetiche, presto o tardi vedrete queste etichette anche su finestre, su pneumatici, su materiali di costruzione, perché qualsiasi bene che direttamente o indirettamente incide sui consumi energetici sarà obbligato ad essere caratterizzato da questo punto di vista. E se leggete i documenti di politica comunitaria sui prodotti e consumi sostenibili, leggete che è intenzione della Commissione europea allargare questo obbligo a una gamma sempre più ampia di prodotti. La Commissione europea sta dando quindi su questi argomenti una direzione molto, un'indicazione molto precisa, cioè la green economy è un'opportunità, l'ambiente deve essere tutelato, lo sviluppo sostenibile deve essere realmente praticato, e quindi la direzione è quella di concentrare molte risorse sulla innovazione ambientale di prodotto. E qui nel territorio vicentino abbiamo avuto, e Veneto, diciamo che tutto sommato possiamo parlare in generale, non è che siamo molto differenti da aziende che operano nei distretti a Verona piuttosto che a Padova, eccetera, abbiamo trovato una grande sensibilità, una grande attenzione da parte delle imprese. E adesso chiederei magari a Giorgio Cali se possiamo fare questo inserto di 5 minuti. Così ci racconta un po' come la Arco Profil allora ha vissuto questa esperienza.